Buongiorno, questo è il nostro secondo giorno ad Amsterdam e oggi stiamo andando a fare una colazione speciale in un posto dove abbiamo visto che fanno dei pancake stupendi, quindi venite con noi. Che non abbiamo preso neanche una volta il tram o il bus, stiamo girando solo ed esclusivamente a piedi e la cosa ci piace parecchio perché in questo modo riusciamo a vedere e a scoprire scocci di Amsterdam che prendendo l'autobus, il bus o il tram non riusciremo a vedere. I video sempre nei momenti più carini. Siamo sotto il diluvio universale, i cigni ci salutano. Comunque ora siamo veramente in un posto fantastico, si chiama, è un ponte antichissimo, siamo alla National Opera Ballet, quindi una struttura storica, e c'è un canale gigantesco anche nella larghezza. Invece abbiamo incontrato solo dei canali molto piccoli. Ora siamo in un canal grande, con grandi ponti. Stiamo trovando solo bulbi, semi e tulipani finti, ma i veri dove sono? Pioggia incessante. Possibile proseguire perché siamo entrati nel centro commerciale. Ora vi faccio vedere. Dammi la manina. Ma che hot dog a questo formato, allora con la punta assaggio lo ziri. Buonissimo, cosa c'è dentro? La mostarda, però quella leggera, mamma mia, buonissimo. Pure Kylo, vai con più energia.
completamente diverso da quello americano, però è veramente buono. È leggero. Sì. Già pronti per dormire. Oggi abbiamo fatto 21.000 passi, 15 km circa in piedi, e abbiamo fatto solo due soste, la prima per la colazione e poi l'altra per prendere la zuppa, e poi tutto il resto abbiamo camminato. Cosa possiamo dirvi di Amsterdam? Che la troviamo una città molto caotica, e il clima è pessimo, almeno per oggi è stato pessimo, ha piovuto tutto il tempo, freddo e pioggia per tutto il tempo. E quindi questo non ci ha permesso di fare buon video, belle foto, niente, non abbiamo potuto fare niente. Invece quello che ci ha deluso è stato il mercato dei fiori, una tristezza ragazze, quindi io mi aspettavo di vedere i tulipani, insomma, sì, c'erano i bulbi, c'era forse uno o due che vendevano i tulipani, ma non come nelle foto, insomma, che mi aspettavo di poter fare, insomma, quello. E anche il mercatino del vintage, anche quello ha deluso sia me che sì. Salve a tutti. Sì, c'è qualcosa che può deludere, comunque è una città da vedere, da scoprire. È una città storica, si intuisce in tutto quello che si vede. Quindi è chiaro che ci sono zone che bisogna, diciamo, memorizzare pure bene, poi anche per tornare indietro sulle stesse strade, perché muoversi con la mappa è comunque molto complesso, perché comunque i nomi sono intanto sono difficili e poi si ripetono continuamente con parallele su parallele. E quindi è facile confondersi. Sembra un po' di stare a Venezia, devo dire la verità, con questo effetto dei canali, delle barche che passano, e ha un po' l'effetto Venezia, però non, ovviamente c'è tutt'altro che Venezia, e c'è molto, si sente proprio la moda di oggi, si vedono tutti questi ragazzi che comunque si muovono per gli stessi scopi, quindi c'è la Heineken, ci sono l'abbigliamento aggressivo, l'abbigliamento particolare. Abbiamo visto il quartiere a luci rosse, che sinceramente è chiaro che è caratteristica del simbolo di Amsterdam. Io consiglio ovviamente di vederlo, perché fa parte della storia di questa città. Però a me, diciamo che mi ha lasciato così, non mi hanno detto assolutamente nulla. E comunque, venite ad Amsterdam. Assolutamente, e con un buon parapioggia o con un keyway serio. Sì, questo di base, è se avete dei bambini attrezzatevi anche per quello, perché camminare con uno stroller è veramente difficile ed arduo. Comunque noi andiamo a nanna, siamo veramente tanto tanto stanchi, abbiamo bisogno di riprenderci, ricaricarci, così domani potremo fare un'altra escursione, sperando che il tempo sia migliore di oggi.